Al via ieri al Festival Contro Violenza Giornate della Consapevolezza, promosso dall'associazione La Diosa Ollus, una 3 giorni di workshop, laboratori, incontri, storie, voci. Ad aprire la kermesse il testo Donne che vorresti conoscere, della scrittrice e giornalista Emanuela Zuccalà. Voci fuori dal coro, voci di donne capaci di restituire a tutti noi una caparbietà, un ottimismo. In questo modo si apre il festival organizzato dall'associazione Ollus La Diosa, che opera sul territorio per il benessere della donna. Emanuela, che cosa le hanno dato queste donne che lei ha conosciuto? Mi hanno dato una visione diversa, non soltanto dell'essere donna, ma dell'affrontare vissuti e percorsi di violenza, dell'affrontare tragedie che a volte sono private in queste storie, a volte sono tragedie collettive di interi popoli, e mi hanno fatto capire che, insomma, io dico nelle donne, ma credo che in ognuno di noi ci sia una radice, anche quando diciamo non ce la faccio più, non è mai vero questo non ce la faccio più, ci si può sempre tirare su. Oggi spazio alla difesa personale. Nel pomeriggio, nel piccolo teatro di Via Quatrario, da poco restituito alla città, si è parlato di coaching e dell'aspetto giuridico con due relatrici d'eccezione: Grazia Gagher, autrice del libro Donne numero 1, e Luisa Taglieri, avvocato e presidente dell'associazione Voce di Donne. La psicologa espone 7 passi per rafforzare l'autostima. Prendere coscienza delle proprie potenzialità, ha spiegato la Gagher, aiuta a prevenire la violenza. Luisa Taglieri ha fatto invece il punto sulla legislazione, partendo dalla Costituzione del 48. Facciamo in modo che le donne, ma direi soprattutto le bambine, quindi che le mamme, le istitutrici, le insegnanti, tutte le persone che hanno potere in termini di insegnamento possano insegnare alle donne e anche agli uomini, perché no, quindi bambine e bambine, a rispettare e rispettarsi, perché solo le persone che hanno coscienza delle proprie capacità sono quelle che non hanno bisogno poi né di subire violenza né di perpetrare violenza sugli altri. La Costituzione possiamo dire che ha avuto dei padri costituenti, ma ha avuto anche delle madri costituenti. Non si parla spesso delle madri costituenti, in realtà erano 21 donne, sono state molto importanti. Per la prima volta le donne votano, per la prima volta le donne possono essere elette. E la Carta Costituzionale, la nostra Carta Costituzionale, è una Carta Costituzionale molto valida, molto importante e addirittura da alcuni considerata ancora moderna. Gli articoli a cui hanno contribuito in maniera molto profonda, molto incisiva le donne sono gli articoli che riguardano le materie appunto dell'uguaglianza della donna e quindi del ruolo della parità di trattamento tra uomo e donna e la tutela quindi della donna nel lavoro e nella società. Stasera sulle note di Ilaria Graziano e Francesco Forni, un duo di fama internazionale contro violenza, chiude la giornata al Soul Kitchen, spazio sensoriale a partire dalle 23. Domani, ultimo giorno, il festival conoscerà un connubio fra arte, danza, terapia, fotografia e cinema.